perché la povertà educativa comprende in realtà anche le opportunità culturali, quindi l'accesso o meno a questo tipo di attività, così come lo sport, esatto, così come le più semplici relazioni. Allora cerchiamo di scoprire insieme che cosa ha fatto SNAM, tornando al discorso dei quartieri, qui andiamo nel quartiere Corvetto alla periferia di Milano. Il 47% dei bambini non ha letto nemmeno un libro nell'ultimo anno e un bambino su due non ha visitato una mostra né praticato uno sport. Proprio per combattere la povertà educativa abbiamo promosso un programma triennale insieme con Fondazione Cariplo e il Comune di Milano nella zona di Corvetto. Siamo riusciti a coinvolgere oltre 20.000 persone del territorio in attività varie, attività educative, attività ludiche. Un esempio dell'attività è quello del Punto Com, un bellissimo spazio all'interno del mercato di Piazzale Ferrara a Corvetto. Uno spazio che offre diversi servizi alla comunità, come per esempio quella della cucina del quartiere, una cucina dove si trovano pasti di qualità a prezzi accessibili. L'idea era quella di mettere a disposizione le persone del mio territorio, del mio quartiere, un cibo salutare, molto pratico, molto genuino, ma soprattutto economico. I nostri piatti variano da un classico spaghetto pomodoro e stracciatella, pesce, della carne, ma anche del vegetariano vegano. Questa cucina, durante la fase più acuta della pandemia, ha offerto dei pasti gratuiti a chi ne aveva bisogno. Il mio quartiere qualche anno fa ha avuto un declino. Quello che faccio anch'io quotidianamente è cercare di dare l'esempio a tanti ragazzi cresciuti come me in quel quartiere, cercando di prendere le cose come una sfida. Anche la cucina è appunto questo, far vedere alle persone del quartiere che si può cambiare. La nuova sede di un'impresa può sicuramente dare nuove energie e vitalità al territorio e alle comunità. La nuova sede aziendale di SNAM sarà realizzata da Covivio all'interno del distretto Symbiosis nel quartiere di Corvetto. Il nuovo edificio è stato progettato mettendo al centro le persone. Sarà integrato con la città, con il verde. È progettato per esempio in modo da creare poche emissioni di CO2 nell'ambiente, migliorare la qualità dell'area e rendere la città quindi più vivibile. Ci siamo subito interrogati su come la nostra presenza fisica in questo quartiere avrebbe potuto rendere concreto il nostro scopo, coinvolgendo via via la comunità in tutte le fasi del progetto. È stata avviata una fase di studio e di ascolto delle persone del quartiere che permetterà di comprendere le caratteristiche del quartiere stesso, i bisogni e il vissuto delle persone. I bisogni del vissuto delle persone, queste sono le cose che ci piace raccontare. Continuiamo a giocare, scopriamo altre storie,